mi unisco ai ringraziamenti. Devo ringraziare la Presidente Silvia Crescimano e tutto il gruppo del municipio per aver immediatamente preso in carico questa come altre situazioni e aver iniziato a lavorare per sbloccare delle posizioni che rimanevano bloccate, incagliate per anni. Ed è stato un lavoro molto duro, perché talvolta la burocrazia riesce, come dire, a mettere dei bastoni tra le ruote improbabili, però loro hanno fatto tanto. In questo percorso non possiamo assolutamente dimenticare il 12° municipio, il direttore e i funzionari che comunque hanno lavorato insieme alla parte politica per aiutare a sbloccare questa situazione. Ancora dobbiamo ringraziare i due assessorati alla scuola e all'urbanistica che hanno messo a disposizione le loro risorse, le loro competenze per aiutare tutto questo meccanismo, e oggi ringraziamo, sono qui presenti, la COSES, le educatrici, le ragazze della Porta di Servizio e tutti coloro che lavorano in questo nido, perché comunque, come ci hanno appena detto, anche durante il mese di agosto, quando finalmente siamo riusciti a prendere possesso di questa struttura, si sono messi a disposizione, tornando dalle ferie, per allestirlo il prima possibile e riuscire ad aprirlo in tempo per l'inizio dell'anno scolastico. Io mi sento di dire che questo è stato veramente un lavoro di squadra, e si è visto perché alla fine siamo riusciti a ottenere un risultato al quale ormai non credeva più nessuno, perché devo dire che quello che stiamo scoprendo e che abbiamo scoperto in questo anno è che ci sono tantissime cose e processi bloccati. Proprio la scorsa settimana siamo riusciti ad andare a inaugurare un altro nido a Ostia, anche quello preda praticamente di qualche intoppo che ne impediva sostanzialmente l'apertura. E questo mi fa confermare il nostro impegno, l'impegno di questa amministrazione proprio per le periferie, perché comunque stiamo lavorando moltissimo con tutti i municipi e stiamo cercando di restituire a tutti i cittadini, soprattutto a quelli delle zone più periferiche, dei servizi che da anni erano bloccati. Sono veramente orgogliosa del lavoro che è stato fatto, quindi devo dire assolutamente grazie a tutti. Un particolare augurio in bocca al lupo va a tutti quelli che lavorano e lavoreranno in questa struttura. È sua. La giraffa è sua. E soprattutto un buon inizio di anno scolastico, un buon divertimento a tutti i bambini che verranno a stare qui, saranno accolti come una seconda famiglia, perché di fatto il nido è questo, che è una seconda famiglia che aiuta la socializzazione e aiuta questi piccoli medi a entrare in maniera consapevole nella società. Grazie davvero a tutti.